Ringrazio Pietro per la proposta. Partiamo subito con il miglior 11 dell'Inter dal 2000 ad oggi. Premessa importante: essendo nato nel 2001, molti calciatori non li ho mai vissuti o comunque li ho visti giocare poco. Detto ciò, ci provo lo stesso. Ho scelto un 4-3-1-2. In porta, zero dubbi, Julio Cesar, ovviamente. Difesa a 4, a destra Maicon fuori categoria, a sinistra il capitano Zanetti, non si può non mettere. Centrali, uno sicuramente Walter Samuel, sull'altro ho avuto qualche dubbio in più, principalmente tra Materazzi e Lusio. Ho deciso di inserire il primo, Marco Materazzi, per longevità, attaccamento alla maglia, un calciatore molto amato dagli interisti, quindi coppia di centrali Samuel Materazzi. Centrocampo a 3. Altri tre eroi del triplete, in mezzo Cambiasso, centrocampista completo per dare equilibrio, 10 anni all'Inter, così come il suo compagno Stankovic, altro centrocampista strepitoso, dotato di un tiro fuori dal comune, a me piaceva tantissimo. E centrosinistra ho messo Sneijder, che è stato di meno rispetto a Cambiasso e Stankovic, però non si può non mettere Sneijder per quello che ha dato all'Inter, specialmente nell'anno del triplete. Trequartista, ho messo un calciatore che non ho mai vissuto, non ho mai visto giocare, però penso che quelli che lo hanno visto giocare siano d'accordo con me nell'inserire questo calciatore. Sto parlando del Chino Recoba. Probabilmente, anzi, senza il probabilmente, il più qualitativo di questo 11. Davanti, attacco a 2. Allora, ho escluso Ronaldo il fenomeno perché è vero che se n'è andato nel 2002, però ha giocato poche partite dal 2000, poiché è stato infortunato e tutto. Quindi ho escluso Ronaldo il fenomeno. Uno non può non essere, almeno per quanto mi riguarda, Samuel Eto'o. Sull'altro, qui viene il bello. So che molti di voi inserirebbero Diego Milito per quanto è stato decisivo nell'anno del triplete. Però, uno, non volevo riportare gli stessi giocatori identici del triplete. E diciamo che se c'è un ruolo in cui si ha tanta scelta è proprio quello del numero 9. Quindi non ho messo Milito, ho premiato un calciatore che magari non ha ottenuto grandi risultati nell'Inter, però penso che abbia dato tantissimo a questa maglia. È stato, mi pare, 6 anni all'Inter. Per numeri, per media gol abbinati alla forza, alla qualità di questo straordinario attaccante, ho deciso di premiare Christian Vieri. Poi di scelta ce n'è Ibra e Adriano, per dirne due. Però insomma, il mio è Vieri, fatemi sapere il vostro nei commenti e in generale fatemi sapere la vostra nei commenti e ci vediamo in un prossimo contenuto.